È stato il promotore dell'incontro a Isernia per definire le azioni per i rilievi e i campionamenti dei terreni, dell'aria e dell'acqua. Il presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Cotugno, sottolinea la bontà dell'azione alla luce anche della sentenza del TAR. Le preoccupazioni dell'area di Venafro sull'inquinamento ambientale, Presidente Cotugno, finalmente mi sembra che sia stata posta una pietra seria. La preoccupazione è altissima, 3, 4, 5 mila persone che scendono in piazza in modo spontaneo e soprattutto in modo silenzioso, in modo molto molto corretto e sfilano per la città, significa che il problema c'è. È un problema che va indagato al massimo livello. Abbiamo fatto un incontro e devo ringraziare tutte le forze. Le istituzioni presenti a quell'incontro, a quel tavolo, dal presidente del Tribunale di Isernia, il dottore Di Giacomo, al procuratore della Repubblica, al prefetto di Isernia, per la massima disponibilità, ma anche il governo regionale con la presenza dell'assessore Facciolla. Noi presenteremo in Consiglio regionale un libro bianco su questo problema della piana di Venafro. Il problema c'è, esiste, abbiamo 3 inceneritori che operano in quella zona, la preoccupazione è alta, la dobbiamo affrontare con tutta la determinazione del caso. Ecco, al di là delle chiacchiere, Presidente, finalmente si è posto che si possono fare campionamenti, rilievi di terreno e di aria. Dobbiamo assolutamente indagare sul terreno, oltre all'aria e all'acqua. Dobbiamo capire effettivamente il mix di agenti inquinanti. Primo, in che entità sono presenti, poi trovare la causa ed eliminare alla fonte il problema con molta, molta determinazione e soprattutto con la massima trasparenza.